storia che comincia come un racconto di fate. C'era una volta a Venezia, tanti anni fa, un ebreo di grande sapere e un giovane nobile e bello al quale il vecchio maestro si sforzava di insegnare la sua antica sapienza. Quelle formiche, laggiù in fondo alla laguna, sono esseri umani, costruiscono una nave. La gente qui a Venezia e soprattutto i marinai li guardano con grande sospetto, con ostilità. E sai perché? No. Perché sono carpentieri che seguono nuovi sistemi di costruzione che nessuno ha mai visto qui a Venezia. Hanno imparato a legare il fasciame dello scafo in modo nuovo. Le cose stanno cambiando, molte cose stanno per cambiare, Marco. Sì, sì, ma non per me. Quando sono tornato dal porto dove ero stato ad osservare il lavoro di quegli uomini, ho inciso la data su quella finestra, 12 maggio 1271. In quel giorno mi resi conto della fine di tutta un'era. Meglio così, segno che era vecchia ormai. E tu sei giovane. E mentre il tuo maestro ti spiega le cose, tu che cosa fai? Giochi col tuo pugnale. Un esercizio assurdo che avrà il solo risultato di ferirti. Marco. Sì, serio. Prestami orecchio e credimi quando ti dico che l'uomo sta cambiando il mondo. Ma tu neanche mi ascolti. Ho sprecato i miei ultimi anni a insegnare a un fanciullo. 7 anni fa tuo padre, partendo per la Cina, mi ha chiesto di insegnarti quello che so e non ci sono riuscito. No, non è vero. Quel poco di buono che c'è in me lo devo a voi. E proprio perché non sono più un fanciullo, vedo con rabbia il mondo sfuggirmi dalle mani. Oh, Marco. Anche se tuo padre tornasse con la nave colma d'oro, non saranno le sue ricchezze a darti il mondo. Sei tu che devi conquistarlo. E come? La gente dice che mio padre è rovinato, che si è perso in mare. Io non conto niente a Venezia. Tu sei Marco Polo, mio allievo, e hai appena 20 anni. Venezia non è il mondo. Ma sapete quello che il banchiere Spinello osa dire contro di noi solo perché è il nostro maggior creditore? Lascia che parli. No, affatto. Non permetto a nessuno di parlare male di mio padre. A nessuno. Certo, io non posso fare molto, ma Spinello posso anche farlo tacere. Guarda qui. Sei l'unica creatura al mondo che realmente ami. E per te ho inciso con lo stilo quelle intacche sul mio splendido astrolabio. Segnano le posizioni di tutte le stelle nel cielo nell'ora della tua nascita. E che cosa predicono quelle stelle per me? Te l'ho già detto centinaia di volte. Gloria e prigione. Due cose che vanno spesso unite. Tu però comincia col conquistare la gloria. Dove vai ora? Non a conquistare la gloria, ma forse in prigione. Vado a giocare a scacchi con Spinello. I banchieri devono capire che esistono altre cose oltre quelle registrate sui loro libri. Per esempio, Marco? L'onore. Buongiorno, Messer Spinello. Buongiorno. Avete udito la notizia, Messer Spinello? All'alba la vedetta di capo Cormachitis ha avvistato una nave in rotta per Venezia. Per forma e alberatura sembra quella di mio padre, la San Marco, e corre davanti al vento con tutte le vele spiegate. Ma non farmi ridere. L'uomo che era di vedetta doveva essere ubriaco. E se fosse vero? Se la San Marco attraccasse domani nella laguna con un prezioso carico di profumi d'Arabia, di rari tappeti di Persia, di soffici sete della Cina, allora io riderei di voi, vi pare? Mio caro ragazzo, se questo fosse vero, sarei il primo a compiacermene di tutto cuore. Per 1000 ragioni. Tu mi capisci? Ma credi a me, la vedetta di capo Cormachitis è un ubriacone. Ma poi all'orizzonte apparve un puntino lontano che avanzando prese lentamente la forma di una nave che con tutte le vele al vento correva verso Venezia. Era proprio la San Marco che riportava in patria il padre e lo zio di Marco. Ma
Ma con grande delusione di costui, le stive erano vuote. La fortuna tanto attesa non era giunta. Tutte le mercanzie del lontano Oriente erano state confiscate da Bisanzio, che a quel tempo era in guerra con Venezia. Niccolò Polo e suo fratello Matteo erano rovinati. Destino, politica, guerra, sono tutte cose che i creditori capiscono molto bene, ma non sono per loro ragioni sufficienti per non essere pagati. E molto presto i due fratelli Polo, seduti all'estremità di un tavolo, si trovarono a combattere contro una muta latrante di creditori. Solo la nostra parola, questa possiamo offrirvi, ma so bene che per i mercanti di Venezia è come dire niente. Quel plico che noi rechiamo può essere disuggellato solo dal Papa. Ma posso assicurarvi che le proposte avanzate dall'imperatore della Cina sono in grado di cambiare l'intero avvenire della cristianità. Per il momento lasciamo perdere il futuro della cristianità. Parliamo invece dei 250.000 ducati che ci dovete. Poiché è indubbia la vostra insolvenza, io domando il sequestro di tutti i vostri beni finché non vedremo allineate lungo i moli di Venezia tante merci quante occorrono per coprire il nostro credito fino all'ultimo ducato. Era scritto che la fortuna dovesse di nuovo sorridere ai fratelli Polo. Come avete visto, io non ho detto niente, ma so una cosa che gli altri ancora non sanno. I miei corrieri mi hanno informato che è stato eletto un nuovo papa, Gregorio di Piacenza. Gregorio di Piacenza? Ma allora siamo salvi. Se la tiara non lo ha cambiato. È giusto, ma Gregorio prima di divenire papa era vostro amico e non vedo perché dovrebbe ora negarvi il suo affetto. Ecco, tenete. Qui c'è dell'oro per voi. Sono certo che vi servirà. Portate al Papa il messaggio dell'imperatore e se l'Oriente ci aprirà le sue porte, concluderemo ottimi affari noi tre. I topi stanno ritornando a bordo. Di solito è un ottimo segno. D'accordo, divideremo in tre. Certo, dopo tutto siamo buoni amici. Non montiamoci troppo la testa. Come vescovo indubbiamente era nostro amico, ma adesso dobbiamo parlargli come papa ed è molto diverso. Ha tenuto Marco sulle ginocchia e non l'avrà certo dimenticato. Siete bellissimi. Vi ringrazio. Marco! Padre mio, devo dirti che questa città comincia a piacermi molto. Sì, non mi sorprende, Marco. Ho sentito che durante la mia assenza la tua unica occupazione è stata quella di correre dietro alle ragazze. Non lo nego, ma non è completamente vero. A volte non ho dovuto correre. Non rapire qualche bella romana mentre io e tuo zio siamo da sua santità. Non dubito della sincerità dei fratelli Polo, ma temo la loro semplicità. Il mio consigliere è convinto che l'imperatore della Cina stia preparando la guerra contro la cristianità. Vi assicuro, padre Vicenti, che Kublai Khan vuole solo la pace e il messaggio che ha inviato ne è la prova migliore. Vuole solo assopire i nostri dubbi mentre lui si prepara la guerra. Noi abbiamo ricevuto precise informazioni di quanto accade in Cina. Esiste una fazione propensa alla guerra, ma l'imperatore la osteggia. Potrebbe cambiare di avviso. Ha chiesto che gli siano mandati dei preti che insegnino il cristianesimo al popolo cinese. In cambio promette aiuto per la liberazione del Santo Sepolcro. È un inganno, beatissimo padre. Io credo invece che Kublai Khan sia davvero contrario alla guerra e che attenda una nostra parola che lo fortifichi nel suo atteggiamento. E noi gliela faremo avere. È molto importante che la nostra affettuosa benevolenza gli sia nota il più presto possibile. Niccolò, Matteo, voi lo conoscete, di voi si fida. Dovrete portargli il mio messaggio di speranza e di buona volontà. Con voi manderò due padri templari che si occuperanno di tutte le faccende spirituali. E Marco penserà al resto. Marco? Perché Marco? E il Papa
volle vedere Marco. Qual era il pensiero segreto di quest'uomo saggio e prudente? L'imperatore della Cina gli aveva chiesto 100 sapienti che gli insegnassero le cose dell'Occidente e la religione cristiana fatta di dolcezza e di amore. Il Papa sapeva bene di non poter trovare 100 sapienti in tutta Roma. Ma quando il giovane Marco fu di fronte a lui, il pontefice fu colpito dal suo aspetto audace e dal suo sguardo franco e leale. E un'idea lo colpì, un'idea che scandalizzò il mondo cristiano di quei tempi. Dopo si disse che era stato ispirato dallo Spirito Santo e che Dio aveva parlato al suo cuore. Non disponendo di 100 sapienti, perché non inviare all'imperatore un uomo solo? Il più coraggioso, il più bello che gli fosse dato trovare. Io, Santo Padre. Il Papa, guardando Marco, sorrideva e pensava che la giovinezza e la bellezza sono il sorriso di Dio sulla terra e possono ottenere più di 100 saggi con tutta la loro sapienza. Avanti, indovina chi è? Marco! Marco! Quanto tempo resterai via? 5, 10, 15 anni, chi lo sa? Dove sei stato? È già l'ora di saltare. Sono andato a salutare i miei insegnanti. E così, per una strana decisione di Papa Gregorio, una mattina di novembre del 1271, la strada della seta si aprì davanti a un giovane veneziano di 20 anni. Marco non sapeva che non avrebbe fatto ritorno prima che metà della sua vita fosse trascorsa. Primo approdo fu la Terra Santa. Benvenuti, amici miei. L'ultimo viaggio vi ha reso bene. Siete tornati così presto. Siete davvero fortunati. Oggi ho qui pronte per voi le più belle schiave d'Oriente. Vogliamo comprare cammelli e cavalli. Cammelli e cavalli. Ho i cavalli e i cammelli più belli dell'Oriente. Cavalli arabi di pura razza, veloci come il vento. E cammelli capaci di traversare tutti i deserti. Ma già la notizia di questa misteriosa carovana si era sparsa per tutto l'Oriente. I messaggeri del Papa sarebbero stati spiati e insidiati lungo tutta la strada per la Cina. Zio, veglia su mio padre. Sta tranquillo. Andate avanti, io vi raggiungerò subito. Intesi? Mm.
Mentre la carovana proseguiva il suo cammino verso Samarcand, Marco e i due templari si avviarono verso un'oasi dove avrebbero incontrato altri due templari venuti da Gerusalemme per consegnar loro un'ampolla di olio santo da donare all'imperatore della Cina. L'idea di questo dono era parsa sacrilega ai contemporanei di Papa Gregorio. Mettere nelle mani di un pagano il simbolo sacro della cristianità poteva voler dire esporlo alla più orrenda delle profanazioni. Ma il Papa pensava che proprio l'esistenza di questo rischio poteva toccare il cuore dell'imperatore. Mercanti presi dai loro commerci, due poveri religiosi e un ragazzo inesperto. È quanto il Papa ha trovato per conquistare la Cina. Salve, fanciulla. Gesù era solo e i suoi apostoli erano 12 uomini scalzi. Saremo presi come topi prima di arrivare a mezza strada. Se sarà necessario, sapremo anche morire. Grave era la perplessità dei due templari nel vedere il giovane Marco correre dietro a tutte le belle fanciulle che incontrava, dimenticando la serietà del compito che gli era stato affidato. Non osavano mettere in dubbio la saggezza del Santo Padre, che aveva scelto un ragazzo tanto giovane per una missione tanto importante, ma problemi angosciosi tormentavano la loro templare serenità. I fratelli Polo, intanto, erano entrati nella zona di deserto posta sotto il dominio di Alau, giovane e potente capo arabo, col quale avevano stretto amicizia nei loro precedenti viaggi. Vile sciacallo rognoso, sei più stupido d'un cammello matto! Zitte! Non ti azzardare mai più ad entrare nella mia tenda durante l'ora della siesta, te l'avverto per l'ultima volta, capito? Arriva Niccolò Polo! Ah! Niccolò Polo, il mio amato fratello, perché non me l'hai detto subito? Raduna gli uomini e avverti le donne di preparare un grande festino stasera. Corri, avanti! Sveglia! Tutti a cavallo! Sono gli ordini del padrone! Svegli! Te ne vai di nuovo? Non essere adirata, dolcezza mia. Niccolò Polo è un fratello. Sarebbe un oltraggio se non corressi subito ad incontrarlo. Io non sto mai col mio sposo. Cosa? Passo con te le notti di ogni sabato. Non è una prova che ti amo? Se mi amassi davvero, caceresti via le altre mogli che hai. Ma quelle non contano. Le tengo solo perché è l'usanza. Tu sei la sola che ami davvero. Mio padre è stato felice con solo 3 mogli. E mio zio Abdullah ne ha soltanto 2. Tu invece ne hai 26. 26? Te l'ho detto, è l'usanza. Non voglio che tu abbia tante mogli oltre me. Ma la strada seguita da Marco Polo e dai suoi compagni non doveva essere costellata solo di belle fanciulle. Il loro viaggio attraverso il deserto era seguito passo passo da sinistre figure paludate di nero. Sul territorio, la morte e la distruzione piombavano su chiunque osasse ribellarsi al suo volere. Il despota sapeva della missione affidata a Marco e ai suoi compagni e sapeva che essi ora si trovavano nel suo territorio.
Siete veneziani? Sì, mercanti. Il mio signore, che tutta la gente chiama il vecchio della montagna, vi offre la sua ospitalità. Il vecchio della montagna? Credevo che fosse una leggenda. Lo vedrai da te se si tratta di una leggenda. Gli siamo grati del suo invito, ma ora abbiamo molta fretta. Forse ci fermeremo al ritorno. Passando, avete visto quel villaggio? Aveva disobbedito al vecchio della montagna. Venite, non ci sono difficoltà. In cammino! Uno di noi deve passare. Non muoverti! Maiale! No, non provocare. A volte il vero coraggio sta nel sapersi sottomettere. E me lo dite voi che avete combattuto per Cristo tutta la vita? Sì. Allora, ti decidi ad accettare il nostro grazioso invito? Se vuoi che io venga con te, prendimi con la forza. Prendetelo. Ma ricordatevi, il padrone lo vuole tutto di un pezzo, se è possibile. Perché non vieni tu a prendermi? Devo perdere la pazienza? Vigliacco! Ti nascondi dietro le spalle dei tuoi uomini. Tu vieni a prendermi se osi. Lasciatelo! Marco, il pugnale! Avevate ragione. Il vero coraggio sarebbe stato cedere. Ho sempre sognato di morire per la gloria di Cristo, non per la tua. Mi sembri turbato, fratello. Non sei felice di rivedermi? Marco avrebbe dovuto essere qui fin da ieri. Questo era l'accordo. Arriverà certo stasera o domani. Non può essergli accaduto niente o sarei stato informato. Su, avanti, venite a rinfrescarvi. Venite. Ho mandato i miei uomini in cerca di Marco. Anche se tardasse, potrà raggiungervi. Domani partite come avete stabilito. Marco in gamba riuscirà a raggiungerci in un modo o nell'altro. Certo, smetti di preoccuparti, Nicolò. Finché si trova nel mio territorio è al sicuro come un bimbo in braccio alla madre. Su, mangia, c'è un grande festino preparato per voi. La reggia del vecchio della montagna, alla quale furono condotti Marco e il suo compagno, era costituita da un immenso palazzo tagliato nella roccia. Il luogo aveva una fama sinistra in tutto l'Oriente. Si sapeva che in esso erano racchiuse favolose ricchezze, animali rari, una biblioteca senza uguali e una quantità di bellissime donne fatte rapire dal vecchio della montagna nei quattro angoli della terra. Secondo la leggenda, questo genio del male, che credeva solo nella negazione di ogni verità e di ogni morale, non aveva età e non aveva nome, e si diceva anche che fosse immortale.
Il suo volto era ricoperto da una maschera d'oro che toglieva soltanto davanti a coloro destinati a morire. Egli stesso sceglieva segretamente il proprio successore. Questi un giorno avrebbe indossato a sua volta la maschera d'oro e, seguendo gli stessi principi di malvagia negazione di ogni bene, avrebbe acquistato diritto di vita e di morte su tutto il reame. Aristotele? Platone? Voi dicevate che costui fosse un mostro malvagio e crudele. E lo dico ancora. È l'umana incarnazione di ogni male della terra. Ma com'è possibile che il male fiorisca tra libri di tanta saggezza? Ogni uomo prende dai libri la verità che gli aggrada. Anche questa è una verità. Perché porti una maschera? Fammi vedere il tuo volto. Lo vedrai, sta tranquillo. Prima di quanto tu possa desiderarlo. Oh. Ci sono tanti modi di scendere una scala. Ma ce n'è uno solo per salire quella che porta in paradiso. A me sembra una faccia ordinaria e volgare. La faccia di un comune grassone. Sei proprio il genere di insolente che a me piace tanto. E tu il tipo di sornione che detesto. Mi sei simpatico. Sarei contento che decidessi di restare con me, di tua spontanea volontà, senza che ti debba convincere. Anch'io ti sono simpatico, eh? E a me. Se vuoi che io ti sia amico, lasciaci andare. Oh, ti preoccupi del tuo santo pellegrino che consideri guardiano della tua fede e della tua coscienza. Un essere inutile. Molto presto ringrazierai il vecchio della montagna per il grande dono che sta per farti. Ti dimostrerò che la fede che ti hanno inculcato nella testa fin da quando eri bambino è costituita solo di illusioni. Sì. E voglio dimostrartelo perché tu mi piaci molto. Io preferisco non piacerti. È un affetto istintivo. I tuoi amici cristiani che ti hanno allevato pretendono di essere così potenti da riuscire a trasformare un comune pezzetto di pane nel corpo di un dio. Io ti dimostrerò che la fede predicata da questo santo uomo non è altro che una menzogna. Certo, è una meschina menzogna. Prega, prega, prega. Si può ottenere molto di più con una boccata di hashish. Una carezza sola di frate Dolore e costui ripudierà la sua fede così come si ripudia una sposa importuna. Se hai intenzione di toccare anche un solo capello di quell'uomo, sarai costretto a uccidermi. No, no, nessuno lo toccherà. Dovrà solamente ascoltare una campana, niente altro. Ai cristiani piace ascoltare il suono delle campane. Non è così? Fermatevi!
dimostrarti quanto poco è rimasto della sua fede, ora gli chiederò di sputare sul suo Dio. È molto più semplice e più rapido di un interrogatorio sulla sincerità delle convinzioni che nutre in cuore. Lascialo stare! Ecco a che cosa si riduce la forza della fede nella quale sei stato allevato. Da voi oggi ho appreso qualcosa. E ve ne sono grato. Ho capito che significhi l'insegnamento di amare il proprio prossimo, anche se debole o malvagio. Molto presto metterò alla prova questo tuo grande amore. È la tua gloria terrena che è soltanto illusione. Tu non sei niente. Niente! E il giorno che scomparirai dai vivi, di te resterà solamente un ricordo esecrato e ripugnante. Ma quello in cui noi crediamo esisterà per sempre. Così, a quanto vedo, io non sono riuscito a convincerti. Allora non mi resta altra scelta che fargli salire il primo gradino del nostro paradiso, non ti pare? Non fategli male. Presto militerà nelle vostre file. Beh, abbiamo parlato abbastanza. Ora andremo a riposare. Sì, sì, naturalmente. Oh, mi addolora il pensiero che possiate stare così poco con me. Ma aspetto una nuova visita quando tornerete dalla Cina. Ti prego, non interrompere la festa. E grazie di tutto a Lao. Dormi bene e non preoccuparti per tuo figlio. Ora ho capito. Il vero scopo della tortura è disonorare un individuo di fronte a se stesso. Il vecchio si illude di aver vinto. Ha perso invece! Morirò dannato! Morirò come un codardo! No, no! Calmatevi. Non è vero. Avete dimostrato grande coraggio, oltre i limiti di ogni resistenza. Non vi dimenticherò mai. Solo grazie a voi ho riconquistato la fede. Sei davvero così, figliolo? Allora avrò meno terrore di comparire di fronte a lui. Padrone! Marco Polo è prigioniero del vecchio. Raduna 15 uomini armati e un cavallo sellato. Non svegliare i fratelli Polo. Domani mattina li avvertirai che Marco li raggiungerà fra due giorni. Thank you.
mongolo Nayan mi ha fatto dono di 5 borse d'oro perché io interrompa il viaggio di 5 cristiani che si recano a visitare suo padre, Kubilai Khan. Perché io interrompa il viaggio dei 5 cristiani? Sì, d'accordo. Aspettate qui. Oh, leone del deserto. Aquila della montagna. Vieni, Alao. La mia solitudine si dissolve quando il mio sguardo si posa su di te. Siediti, prego, amico mio. Riposati del viaggio. Ti prego, Alao, descrivimi la più bella delle tue spose. Per te, grande e valorosa aquila della montagna, esalterò la divina bellezza di Jasmine, che è la più bella delle mie mogli. Su, avanti, togliti la maschera, siamo soli. Sì, hai ragione. Tu sei l'unico al mondo che possa vedere il mio volto senza finire subito in paradiso come ricompensa. Sto anche molto più fresco così. Che ti piaccia vivere nel paradiso artificiale della Shish, posso capirlo, ma perché insisti in questa sciocchezza di coprirti il volto con una maschera? Credi forse che potrei incutere terrore e rispetto con una faccia come questa e con tutto questo lardo? Questo qui è un simbolo immortale. Il popolo, mio caro, segue sempre il simbolo, non l'uomo, ma... Avanti, racconta, donami la gioia di questa dolce visione. Possiede due piedini minuscoli di squisite proporzioni. Ogni dito è come un poema d'amore e dalle caviglie delicate sbocciano due gambe perfette della trascinante passione di un vero amore. Il suo sguardo è profondo come un lago di montagna che brilla tra le nevi eterne e ti grida: vieni, mio dolce amato. Amami, fonte di ogni amore. Baciami. E adesso, fratello, voglio che mi consegni immediatamente Marco Polo. Queste tue parole hanno dissolto brutalmente una visione divina, cugino. Perché punire così il tuo amico fidato? Secondo il nostro accordo, amico, non devi molestare le carovane che seguono le vie dei miei commerci. Marco Polo non è un mercante, è un piazzista ambulante di cristianesimo. Quello che tratta non mi interessa. Era in una carovana sotto la mia protezione e lo rivoglio subito. No, no, non è bene per nessuno di noi che raggiunga Kubilai Khan. Lascia che i mongoli combattono i cristiani. Abbiamo tutto da guadagnarci. Lo rivoglio, ho detto. Senza tante storie. Alao, ci andremo per le peste, ti dico. Avremo i mongoli qui, i crociati dall'altra parte, tutte e due impegnati nella conquista della terra promessa. Già gli ebrei sono stati una spina nel fianco per 2000 anni. Se non siamo attenti saremo presi tra due fuochi schiacciati come noci, tra i giudei cristiani che vengono dall'ovest e i cristiani mongoli che vengono dall'oriente. Impediamo che il seme del cristianesimo si sparga in Cina. E poi te le immagini dei cristiani gialli? Senti, vecchio, sono al corrente dei tuoi traffici con i mongoli. E a quanto so ti hanno pagato anche molto bene. No, sono piccoli regalucci senza importanza. Alao, oggi hai offeso molte volte il mio onore e il mio orgoglio, lontano cugino. Caro fratellastro, tu mi obblighi a infliggerti un altro colpo. Davvero? Sarà doloroso per me? Temo di sì. Ricordi che un giorno lontano mi donasti un pugnale famoso, tutto incrostato di gemme e con il tuo stemma sull'impugnatura? Ah, fu un gesto d'amore fraterno. E come tale lo accettai. Ma se tu non mi riconsegni subito Marco Polo sano e illeso, quel pugnale ben noto sarà trovato infisso nella schiena di Ahmed, l'inviato del principe Nayan, in questo momento tuo ospite. Non credo che la cosa ti gioverebbe molto. E non gioverebbe molto neanche il mio amico Ahmed. Però, se è deciso che devi ammazzarlo, ammazzalo. Ma ti prego, usa un altro pugnale. Tu lo sai che quando morirò questa maschera è destinata a te. Io voglio che sia tu ad ereditare il mio reame. Io ho già un reame. E non ho nessun desiderio di possedere il tuo. Io voglio Marco Polo.
Tu sei il solo che riesca a farmi fare quello che non voglio. Ma non posso evitare di volerti bene e di considerarti come un figlio. E per dimostrartelo io stesso ti condurrò qui Marco Polo immediatamente. Oh, amico amato e fraterno. Marco, ubriaco di hashish, era come un automa nelle mani del vecchio della montagna. O almeno così questi credeva. In realtà i veneziani, maestri della scienza dei veleni e degli antidoti, avevano dato al giovane al momento della sua partenza una polvere segreta nascosta nel castone di un anello. Ti ordino di piantare questo pugnale nelle spalle di Alau, prima che esca dal palazzo. Prima che esca dal palazzo. Prima che esca dal palazzo. I miei uomini ci attendono fuori. Va avanti. Fammi strada. Mio stimatissimo amico, quando il principe Nayan e i generali mongoli conosceranno il vostro tradimento, giureranno di uccidervi. Siete in errore, amico malfidato. Tutto finirà secondo il mio volere e secondo i nostri piani. E non avete detto che chiunque veda il vostro volto deve morire? Così è. Ma Alau vi ha visto in faccia. Come fate a dirlo con tanta certezza? Ho sentito tutti i vostri discorsi. Ma se è così, allora anche tu puoi vedermi, caro fratello mio. Quanto è doloroso perdere un amico. Abbiamo giocati bene, Marco? Finché non siete arrivato, pensavo che il vecchio della montagna mi avrebbe spedito nel suo paradiso. Ah. Grazie di avermi liberato. È stato un piacere e un divertimento. Spero che un giorno mi concederai la gioia di mostrarti le bellezze della mia terra. Accetto il vostro invito. Bene. Mi ospiterete al ritorno dalla Cina. Oh. E ora devo assolutamente raggiungere mio padre. Dov'è? Ti basterà un giorno di galoppo e sarai da lui. La via più breve è quella attraverso il passo di Assir. In quale direzione? Est. Guarda. Tuo padre e tuo zio a quest'ora, io credo, dovrebbero trovarsi qui. Noi siamo qui. Segui la valle verso oriente, sempre dritto, e arriverai a un bivio. Tu devi prendere a sinistra e li raggiungerai all'incirca qui. A destra, padrone. No, no, quella pista è molto più pericolosa. A sinistra deve andare. No, no, padrone. E farà anche più presto. Io l'ho seguita, è molto più breve. No, no, è più lunga e fa un giro vizioso. Ma è più facile da seguire. A sinistra, ho detto. Sia come vuoi tu, padrone.
Voi, fategli da guida. Marco non seguì il consiglio di Alau. Prese la pista sbagliata galoppando a briglia sciolta con una meta precisa. Avanzare verso Oriente ad ogni costo e raggiungere la carovana. E presto si trovò nel deserto. Al di là della montagna, solo a poche miglia in linea d'aria, i fratelli Polo procedevano verso Samarcanda, non sapendo naturalmente che Marco aveva smarrito la strada. Il territorio attraversato dal giovane Marco era percorso da cavalieri sanguinari e selvaggi. Erano mongoli, lanciati in una caccia spietata. Braccavano un essere inoffensivo e disarmato che non recava altra ricchezza che un messaggio di pace di un uomo a un altro uomo. Eppure l'ordine era preciso: catturarlo e ucciderlo come il peggiore dei nemici. Cosa giocate, bambini? Giochiamo ai mercanti con una moneta vera. E Marco finalmente pensò di aver trovato una traccia del passaggio della carovana paterna. È buffa, non è vero? Sì, ma chi ve l'ha data? Due viaggiatori che hanno dormito qui una notte. Me l'hanno data partendo. E dove sono andati? In quella direzione, verso Samarcanda. Belli i tuoi stivali. Tieni. Grazie. Salute a te. Salute. I bambini che giocano laggiù mi hanno detto che sono passati di qui due stranieri. Sai dirmi quando è stato e dove sono andati? Erano qui due giorni fa. Venivano dall'ovest. Hanno proseguito verso oriente. Hanno preso la strada che conduce a Samarcanda. Hai visto un giovane straniero venuto dall'ovest? No. In cielo, i due templari capirono quanto era stata grande la saggezza del Papa. Là dove un messaggero, anche scaltro e potentemente armato, sarebbe stato preso e ucciso come un cane, Marco aveva trovato salvezza e rifugio, suscitando, grazie alla sua giovane avvenenza, dolci sentimenti di amore nel cuore di una fanciulla di altra razza. E anche l'armata più potente del mondo
che cosa può contro una donna decisa a salvare il proprio amore? Marco! Marco! Aspettami! Sono io, Taha! Che cosa c'è? Perché mi hai seguito? Ti ho portato due cavalli. Lasciami venire con te. Ti sono tanto grato. Non dirlo. Certo, caro, che puoi venire. Cavalcheremo insieme, Marco, fianco a fianco. Ti porterò io dove devi andare. Così Taha abbandonò la sua terra e la sua gente per guidare Marco a Samarkand. Era scritto che in quel momento il messaggio della cristianità al favoloso signore dell'Oriente dovesse trovarsi affidato all'intuito semplice di una fanciulla innamorata. Samarkand, punto d'incrocio di 100 carovaniere. Samarkand, crogiolo di popoli e di razze. La carovana dei fratelli Polo doveva per forza passare di lì nel suo viaggio verso l'Oriente e Marco aveva grandi probabilità di riunirsi a suo padre e a suo zio. Guardiamo nell'interno. Ma dove c'è gran movimento di mercanti e di messaggeri che recano oro e ordini segreti, c'è sempre anche una bella donna che lavora per qualcuno o che resta nell'ombra. Fa come ti dico. Obbedisci senza discutere. Questo è l'ordine del principe Nayan. La ragazza con la frusta, non aveva altro nome, fu riccamente compensata dai mongoli per i servigi che le venivano chiesti. Sei veneziano? Sì. A questo punto i due templari, guardando costernati giù dal cielo,
furono nuovamente attanagliati dal dubbio che forse la scelta del Papa, con tutto il dovuto rispetto, fosse stata un po' azzardata. Marco. Marco Polo. Mi piace il tuo nome. Ha un suono gradevole. Ho deciso, Marco. Voglio venire a Venezia con te. Non devi ridere. Quando io decido una cosa, la faccio. Ma non vado a Venezia, sono in viaggio per la Cina. È troppo tardi. Non riuscirai a attraversare il deserto del Gobi in questa stagione. E poi nessuno sarà disposto a farti da guida. Tenterò lo stesso. Devo arrivare a ogni costo da Kubilai Khan. Perché tieni tanto a vedere Kubilai Khan? Questa è una domanda alla quale sarebbe troppo difficile e complicato rispondere. Marco, è arrivato tuo padre. È qui. Eccolo laggiù. Ehi, padre! Sono io, Marco! Marco! Papà, Marco! Dio Matteo! Oh, Marco! Avevamo perso la speranza di ritrovarti! Siete vestiti come principi. Guarda me invece. Guarda, ho attraversato te, deserti e montagne per arrivare qui a Samarcanda. Che abbiamo trovato. Tu sei o no l'inviato del Papa? Sì. E allora il vestito non conta. No, il deserto è troppo pericoloso adesso. Io ci tengo ai miei animali. E non voglio né perderli né farli soffrire. In questa stagione morirebbero di stenti e di freddo. Ti chiedo solo di farci da guida. No. E se raddoppiassi il numero degli animali e delle provviste per il viaggio? Quanto vuoi del tuo cavallo? Non lo vendo. Pago bene? No. Ma perché no? Marco! Ehi! Allora? No. E se triplicassi il prezzo? Non insistere, ti prego. È troppo pericoloso. Rifletti bene. No, non è questione di denaro. Non intendo accompagnarti. Noi siamo gente nata in questo paese e non abbiamo bisogno di guide. Se gli stranieri vogliono continuare il viaggio attraverso il deserto, noi saremo lieti di aiutarli. Ma tutti gli altri hanno rifiutato. Credi che non ci sia pericolo? Pericolo ce n'è sempre dappertutto. Ma noi siamo uomini e non esiste nemico al mondo né tormenta di neve che possa spaventarci. Va bene, allora verremo con voi. Thank you.
Una trappola era stata preparata per Marco. Una trappola nella quale avrebbe dovuto trovare la morte. Ma la ragazza con la frusta lo sapeva. E i due templari su nel cielo dovettero ricredersi ancora una volta. Tutto sommato, la scelta del Papa era stata molto saggia. Il bel volto di Marco aveva intenerito il cuore della ragazza con la frusta, dandole, quasi suo malgrado, il coraggio di correre in suo soccorso al rischio della vita. Sentiamo, perché mi sei corsa dietro? Che vuoi? Shh. Ora vedrai. È successo qualcosa? C'è il mio cavallo laggiù. Torniamo indietro, io e Tessuli. Senti, ti ho già detto che è impossibile. Avanti, su, sì, brava. Torna a Samarcanda e dimenticami. Hm? Oh! Sapevi di questo tradimento e non mi hai avvertito. Ma ti ho salvato la vita. Dovrei ucciderti. E uccidimi. Dov'è il tuo cavallo? Con la frusta morì, ma non invano. Con la sua morte non solo aveva salvato la vita di Marco Polo, ma aveva riscattato in un solo istante i molti peccati da lei compiuti. Un solo gesto di generosità spesso fa perdonare gli errori di tutta una vita. Tuttavia, ora Marco aveva di fronte un altro deserto, più terribile del precedente. E non c'era nessuna bella ragazza in giro che potesse dargli una mano. Nell'immensità desolata, cavalieri mongoli scorazzavano in cerca del giovane, pronti a piombargli addosso e a ucciderlo. Mille pericoli del deserto si stringevano senza pietà intorno a lui. Marco però era cambiato, era più maturo, meno impulsivo. Da quando il saggio templare era spirato tra le sue braccia, vedeva il mondo con occhi diversi. Marco era diventato un uomo. Uscendo vivo da questo deserto, avrebbe incontrato ancora altre fanciulle. Si sarebbe fermato forse a godere la gioia di un attimo fuggente, ma sapeva ormai che la strada da percorrere non sarebbe stata costellata solo di spensierati piaceri. Gli era stato affidato un compito e lui lo avrebbe assolto, ad ogni costo.
superato con indicibili stenti il grande deserto, Marco era sfinito, quasi morente, proprio alle porte della Cina tanto sospirata. Ma degli uomini strani erravano sulle montagne alla sua ricerca e finalmente lo trovarono. Soglie della Cina. Da mesi e mesi noi ti stavamo aspettando. Molti erano gli uomini malvagi che avevano ostacolato con ogni mezzo il viaggio di Marco. Molti però erano anche gli uomini di buona volontà, desiderosi che il messaggio di pace giungesse nelle mani dell'imperatore. Kublai Khan era mongolo, capo di un grande impero che faceva centro sulla Cina di recente conquista. Lontani dalla sua autorità, i guerrieri mongoli si credevano ancora in diritto di razziare e depredare le terre cinesi. Kublai Khan era saggio e capì che divenuto imperatore della Cina non poteva più comportarsi come un dispotico principe di Mongolia. Uno dei primi gesti politici per riportare pace e serenità nel paese fu la sua decisione di sposare una principessa cinese, per dimostrare a tutti la sua volontà di assimilare se stesso nella grande razza che era adesso sotto il suo dominio. Dai quattro angoli dell'impero, nobili fanciulle vennero inviate a corte perché il Gran Khan potesse scegliere la sua sposa. Una di queste principesse, nel corso del suo viaggio, fece tappa al monastero dove Marco aveva trovato rifugio. E il capo dei Bonzi pensò giustamente che il modo migliore per far giungere sano e salvo il giovane veneziano alla corte dell'imperatore era di unirlo alla scorta che accompagnava l'intoccabile fanciulla. Thank you.
avete fatto voi è molto bello. I mongoli se ne sono andati. Benissimo. Continuate. Principe Nayam, figlio dell'imperatore, era segretamente ostile al padre e capeggiava la fazione che voleva un'eterna guerra. Si esercitava su teste di paglia perché il braccio fosse più fermo nello staccare le teste dei nemici in battaglia. Lui aveva ordinato di fermare Marco Polo ad ogni costo, temendo che il messaggio del Papa aumentasse ancora di più il desiderio di pace già tanto forte nel cuore di suo padre. Nayam era convinto che i mongoli non dovessero fermarsi e che la loro conquista dovesse estendersi agli estremi limiti della terra. I generali sono riuniti, l'imperatore vi vuole a corte. Guardia! Che cosa fate? Sono l'inviato di Sua Santità il Papa. Vi prego, dite all'imperatore che chiedo di essere ricevuto. Quest'uomo è con voi? Io sono l'inviato di Sua Santità, il Pontefice. Portatela via! Ma non avete capito? Vi ho detto che sono l'inviato del Pontefice di Roma! Lasciatemi! L'imperatore lo saprà e allora guai a voi! Che è successo laggiù? Uno straniero ha osato alzare lo sguardo su una delle principesse. Come posso ordinare ai soldati di restituire il riso che noi abbiamo conquistato con le armi? I miei soldati sono affamati. Anche i nostri contadini. Loro non hanno i nostri diritti. Siamo noi mongoli vincitori. Se non c'è abbastanza riso da distribuire a tutti. Che il nostro celeste imperatore dica il suo pensiero, adesso che ha sentito la verità dalla bocca dei suoi generali mongoli. Senti, prego. Avete sentito? Vi abbiamo illustrato la situazione. Scusate, ma non stavo ascoltando. Ma noi siamo qui a sfiatarci da ore. Sì, e le vostre grida disturbano il mio gatto. Vuol dire che adesso parlerò sottovoce, celeste sovrano. Sappiate che i miei mongoli non riusciranno certo a capire perché dovrebbero ridare il riso ai contadini cinesi che hanno sottomesso. No, non dare. Spartire. Io sono l'imperatore della Cina e il riso appartiene a tutto il mio popolo. Se non sei riuscita a farlo capire ai tuoi soldati, hai mancato al tuo compito. C'è una soluzione se l'imperatore desidera sfamare tutti quanti. Sentiamo. In sole 3 settimane possiamo razziare nelle terre a occidente quanto basta per far mangiare 200 milioni di cinesi. È meglio attaccare noi che aspettare di essere attaccati. Certo, attacchiamo. Riso per tutti. La guerra significa solo sterminio. Se invece sfruttiamo le nostre risorse, i nostri figli e i figli dei nostri figli non conosceranno mai più la carestia. E questa è una meta gloriosa anche per dei soldati come noi. Mi sia consentito, celeste signore, di dare il benvenuto al principe tuo figlio che si è deciso a lasciare i suoi cavalli. Per un principe mongolo anche i cavalli costituiscono un affare di Stato. Comprendiamo quanto sia difficile per un mongolo diventare cinese. È difficile anche per il nostro imperatore. Sì. La mia testa si sente cinese, ma i miei piedi segnano il passo. E allora sentiamo cosa decide il nostro sovrano. Di procedere con la testa o con i piedi? Bisogna imparare a procedere con entrambi. Ritornate nelle vostre province e dite alle truppe che voglio pace, non guerra. E che entro 7 giorni io darò loro una cinese come sovrana. Queste riunioni sono più faticose di un mese a cavallo. Dovresti parteciparvi, un giorno sarai tu, imperatore.
Quando sarò imperatore, solo il parere dell'imperatore conterà per me. Un uomo da solo non riesce mai ad essere infallibile. Infallibile o no, è l'imperatore. Le principesse sono pronte, celeste sovrano. Bene. Tu quando ti sposerai? Le cinesi sono donne troppo raffinate. Io preferisco le mongole selvagge. Una ragazza mongola che ho amato non era selvaggia. Vieni, aiutami a scegliere. Preferisco restare con i miei generali a imparare la diplomazia. Principessa Mei Ling, della provincia di Guangxi, 18 anni, suona il liuto, scrive poesie. La tua grande bellezza trasforma la perplessità della scelta in delizia. Principessa Cai Tan, della provincia di Yunnan, 19 anni, suona il liuto, scrive poesie. La tua grande bellezza trasforma la perplessità della scelta in delizia. Principessa Kugatin, della provincia di Xinjiang, 16 anni, suona il liuto, scrive poesie. La tua grande bellezza trasforma la perplessità. Chi ha fatto il suo oroscopo? Avvicinati. Sei una bambina. Ho 16 anni. Ti farò dare tanti bei doni per compensare la tua delusione. Non sarebbe saggio che un imperatore sposasse una donna così, così fragile? Io non desidero essere la moglie dell'imperatore. Perché? Forse ti dispiaccio? No, celeste maestà. Perché allora? Perché tu sei il Gran Khan e io ho paura di te. Ah. E poi amo un altro. Ami un altro? Queste parole potrebbero costarti la vita. Ma io l'amo. La tua vita è appesa a un filo. Potresti essere torturata. La mia vita non conta. E lui è in pericolo. In pericolo? Solo tu potresti aiutarlo. È venuto in missione da Occidente e si chiama Polo. Polo? Marco Polo. La sua carovana è stata assalita e... I due Polo sono in Cina? Nicolò è qui? No, celeste maestà. Marco è qui. In prigione. Gli arcieri mongoli hanno assalito la sua carovana. Gli arcieri mongoli? Solo lui si è salvato. Ti prego, proteggilo, celeste maestà. I mongoli. C'è un uomo in prigione. Si chiama Polo. Portatelo da me. Padre. A giudicare dal tuo volto, la scelta ti ha deluso. Una carovana da Occidente è stata aggredita da arcieri mongoli. I mongoli sono soldati, non banditi. Il responsabile è qui tra voi? Chi ci accusa? Io vi accuso. Ma su che base? È raro che avvenga qualcosa nei miei domini senza che tu ne sia al corrente. Padre, questo è ingiusto. Tu ti chiami Polo? Marco Polo. Sei parente di Nicolò? Sono il figlio. In ginocchio, davanti all'imperatore. Non è un prigioniere, è un ospite. Voi... Dov'è tuo padre? Voi siete Kubilai Khan. Dimmi di tuo padre, dov'è? Vorrei saperlo anch'io, maestà. Le guide mongole che avevamo assoldate a Samarkand ci hanno aggredito e... Perché l'avrebbero fatto? Sono molti quelli che hanno cercato di impedirci di arrivare qui. Mio padre e mio zio sono stati catturati. Io invece sono fuggito. Mio padre mi aveva fatto giurare che a qualsiasi costo vi avrei recato il messaggio del Papa. Avrei dovuto rischiare anche la vita, se necessario. Tanto era importante che il messaggio di pace giungesse in tempo. Due templari che il Papa vi aveva inviato sono stati uccisi prima di giungere a Samarkand.
Ma con l'aiuto di Dio, uno di noi è riuscito ad arrivare. Costui è un cantastorie. Dovrebbe accompagnarsi con un liuto. Maestà, mi sento indegno di essere il latore della parola del Papa. Al vostro messaggio affidato a mio padre, che iniziava con le parole magnitudinem in celis et... Pacem in terris. Sua Santità il Pontefice risponde con cuore paterno: pace a tutta l'umanità. Già, il Papa parla di pace e intanto raduna uomini per la guerra. Sua Santità non mente. Tutti mentono se ne hanno interesse. Io credo al Papa. Credo al mio amico Nicolò. E credo a questo ragazzo. E ti rifiuti di credere a tuo figlio? Ho torto? Dovrei crederti. Voi perché rimanete? Siamo certi che il nostro Khan non desidera restare solo in mezzo ai cinesi con questo cristiano. Manderò i miei soldati a trovare tuo padre. Maestà, vi ho recato il messaggio del pontefice e la mia missione è finita. Andrò io stesso a cercare mio padre e mio zio. Non credo che ti permetterebbero di partire. Di recente ho sognato spesso di venire ucciso nel sonno. Dovunque, lungo tutto il viaggio, ho visto odio, violenza. Violenza e uccisioni. Se i due uomini più potenti d'Oriente e d'Occidente non trovano un'intesa, che speranza ci resta? Ma perché c'è tanto odio? E perché? Perché è così difficile per gli uomini vivere in pace? In guerra ognuno sa cosa deve fare. In pace c'è più incertezza. Chi vuole potenza, chi il guadagno e chi l'amore. Molte scelte e molta confusione. In guerra una sola cosa conta: uccidere o essere uccisi. E non c'è nessuna speranza. L'uomo non cambierà mai. Oh, cambierà. Domani. Oggi stesso. Voi due vi conoscete? Sì. L'ho visto una volta. Com'è possibile? L'ho guardato. Ma non sai niente di lui. No, ma lo indovino. Vedi? L'astrologo legge le stelle. Lo statista fa le leggi. Ma il cuore segue la sua strada. Nell'anno del dragone, nel genetliaco dell'imperatore, il grande Kubilai Khan stringe un legame di sangue con il suo popolo di adozione, scegliendo un'imperatrice cinese e solennizzando così l'impegno di dare alla Cina 100 anni di pace. Possa la nuova imperatrice dare al grande Khan 100 figli. Che cosa farà adesso? A seconda del colore che sceglie, sapremo qual è la principessa che ha deciso di sposare. La principessa Zai Tan di Yunnan è la nuova imperatrice. Mentre gioca con i suoi trastulli di fuoco, assaltiamo il palazzo. Vorreste forse che dichiarassi la guerra a mio padre? Ogni figlio sostituisce il padre prima o poi. Il tuo momento è venuto. Divento imperatore finché c'è qualcosa da governare. Impadronisciti del trono e marciamo per la guerra. Prima voglio parlare con mio padre. Attento che la volpe non ti metta in trappola.
Fuochi ti divertono? Non avevo mai visto niente del genere. Di che sono fatti? Perché fanno tanto rumore? È una semplice polvere che i nostri sapienti conoscono da tempo. Non sono che rumorosi giocattoli di luce. Accendi. Non è solo un giocattolo. In cattive mani potrebbe costituire un pericolo. Sì, questa è un'idea che mi ha tormentato molto spesso. L'imperatrice è molto semplice, basta solo inchinarsi e salutare con grazia. Le truppe mongole si preparano ad attaccarci. Siamo deboli, ci travolgeranno. Usiamo la polvere magica. Questo lo deciderò io. Divino imperatore, ma almeno prepariamoci. Sia così. Ma che succede ora? La guerra. Come nemico o come figlio? Come figlio venga a scusarmi per la mia condotta di oggi. Come comandante in capo vengo a darti un ultimatum. Accetto le scuse di mio figlio. Quanto all'ultimatum, assicurati di avere in pugno la vittoria. Se no, il tuo ultimatum sarà la tua umiliazione. Alle spalle ho un esercito di mongoli. E a difesa del palazzo non ci sono che cinesi. Hai intenzione di rovesciare tuo padre? Il nostro stasera non è un colloquio tra padre e figlio, ma tra un imperatore e il suo comandante in capo. Ascolto il comandante in capo. I miei uomini non rinunceranno a quello che hanno conquistato col sangue. Al sorgere del sole, o accetti di condurci, o verrò a prenderti il trono. Non occorre che tu lo prenda. Te lo regalo. È là. Non è che un comune sedile piuttosto scomodo. Il mio gatto ci si siede, ma questo non fa di lui un imperatore. Tu avrai il diritto di governare quando accetterai di far pesare sul tuo cuore i sogni e la fame di milioni di persone. Se ti senti pronto, allora io sono pronto ad abdicare. Ma se il trono per te non è che un diritto alla guerra, allora dovrai prenderlo con la forza. Che cosa ti ha cambiato? L'età? La vita comoda? So che non è la paura. Perché non invadiamo l'Occidente? La guerra non è una soluzione, figlio. Noi siamo soldati. Quando eri bambino, eravamo dei nomadi. Non avevamo patria. Ci occorreva terra per gli armenti e per il riso. E allora la guerra si imponeva. Ma ora abbiamo una patria. Abbiamo la terra. I tempi sono cambiati. Tu sei cambiato. Abbi fiducia in quello che ti dico, non come imperatore, ma come padre. Frena il tuo impeto e impara ad aspettare. Credi a me. L'attesa non sarà lunga. Abbiamo già atteso. Abbiamo atteso abbastanza. Posso rivolgerti una preghiera come figlio? Parla. Rifletti a quello che ti ho detto. Spero che prima dell'alba ti unirai a noi. Il
Io rivolgo a te una preghiera identica. Fa che il nuovo sole non ci trovi in campi avversi. Lo spero. Un figlio indegno saluta il suo padre beneamato. L'imperatore Kubilai Khan prese allora la fatale decisione di mostrare agli uomini che la polvere magica poteva essere impiegata per scopi meno innocenti e non serviva solo a disegnare in cielo variopinti fuochi di artificio. Attacchiamo! Di distruzione. Fa la guerra, conquista. Sarai
padrone del mondo. Nayan. La caravana è pronta a partire. Ci sono i doni, i documenti, gli ambasciatori? Attendono soltanto il vostro congedo. Ah. Con mio grande sollievo ho avuto notizie di mio padre. È salvo a Samarcanda. Ah, questo mi allieta molto. Marco. Sì? Quello che hai visto qui, riferiscilo al Papa. Non esagerare nel descrivere il bene e non abbellire il male. E ancora un favore. Non parlare del mio dolore. Appartiene soltanto a me. Avevo previsto il vostro desiderio e in tal senso ho dato ordini agli ambasciatori. Io però non partirò con la carovana. Io vorrei restare qui. Che cosa ti trattiene? La filosofia o la bellezza cinese? Resto per Kubilai Khan, un saggio che non intendo lasciare finché non avrò appreso quello che puoi insegnarmi. Marco, non ho molto da insegnarti. Ma è dono dell'esperienza saper consigliare. Accetterò ogni consiglio da voi, come da un padre. E io te li darò come a un figlio. E la carovana si avviò verso Occidente, recando dalla Cina un messaggio di pace a tutto il vecchio mondo. Un messaggio che sarebbe stato ricevuto solo molto, molto tempo dopo. Lasciati alle spalle le avventure e i pericoli e dimenticati i troppi sorrisi femminili, Marco ebbe tanta fortuna di trovare allo stesso tempo sapienza e amore. Restò in Cina. Si fermò lì 17 anni prima di decidersi a tornare nella terra della sua gioventù. Aveva ormai la saggezza che solo la maturità degli anni e l'esperienza possono dare. I suoi occhi avevano visto paesi favolosi e lontani. Aveva imparato a conoscere il cuore degli uomini oltre i confini del conosciuto. E scrisse allora la sua storia. La storia che ora vi abbiamo narrata.